Kempis non è una scoperta sensazionale accorgersi che l'uomo concepisce la realtà unicamente in chiave umana. Della natura si vede il capolavoro, del mondo in cui vive il sovrano, se ama gli animali è perché attribuisce ad essi caratteri umani. Se ammette l'esistenza, su altri pianeti, di forme di vita individualizzata, la massima concessione, che è disposto a fare in tema di diversità da se stesso, è nell'aspetto di quegli esseri. Sì, in linea di massima è propenso ad ammettere altre civiltà planetarie più evolute della sua, ma i figli di quelle civiltà sono dei se stessi ingigantiti. Per non parlare, poi, dell'aspetto mostruoso, che invece attribuisce a chi immagina di avere una natura difforme da quella del genere umano, genere di cui vede se stesso prototipo esemplare. Perfino Dio è immaginato dall'uomo simile a sé nella migliore delle ipotesi e immaginato un buon uomo. Questo modo di concepire la realtà, assume una natura così viscerale, che raramente l'uomo riesce ad accettare ciò che si discosta dal suo modo di vedere il mondo. Non crediate che stia condannando questo fatto, sto semplicemente rilevandolo. Rilevando cioè qualcosa che ha una ragione precisa, fondata, nell'ordine generale delle cose, come ho avuto modo di dire anche ultimamente. Ma solo l'assoluto ha valore assoluto e se il riportare tutto in termini umani produce l'effetto di interessare e far vibrare l'uomo, giunge il momento in cui l'umano deve uscire fuori dalla propria crisalide, dal proprio minuscolo mondo, ed aprirsi all'immensità, che l'attende. Claudio uscire fuori dal proprio mondo, per l'uomo, al massimo può significare avere un comportamento altruistico, a questo vogliono ricondurre gli insegnamenti di altruismo delle guide spirituali dell'umanità a non danneggiare, aiutare, amare i propri simili. Naturalmente, per rendere accettabile, dall'uomo, un discorso, che contrasta con il suo modo di concepire la realtà, è necessario porlo in chiave egoistica, ossia è necessario affermare che il comportamento altruista implicitamente comporta un premio. L'adattamento della dottrina a se stessi avviene automaticamente, per una sorta di compromesso, ed è condizione essenziale all'accettazione della dottrina. A voi forse questa condizione può suonare poco morale, ma se così è lo è perché avete posto attenzione ad una morale un tantino più avanzata, una morale in cui i comportamenti altruistici non sono determinati da mire egoistiche, ma sono la logica conseguenza di un modo di concepire la società, che solo una ideologia retrograda e crudele può affermare essere costituita da individui, che non abbiano tutti gli stessi diritti e doveri. Vi assicuro però che quello che a voi, almeno concettualmente, sembra un giusto modo di concepire l'altruismo, ossia ritenendolo veramente tale quando prescinde da ogni forma di ricompensa, per altri è ancora inconcepibile. L'ideale morale dell'uomo è ben lungi dall'essere superato. Kempis e si passano in rassegna le varie morali per scoprire quelle più elevate ed ispirate, si osserva che esse sono ancora quelle delle antiche religioni, considerando incluse nei ceppi di origine le differenziazioni più recenti. Se l'esame dalle antiche religioni si sposta alle più recenti associazioni, congreghe, organizzazioni ed enti intenti moralisti, si nota che il cambiamento è solo esteriore. Per esempio l'uomo anziché concepito da Dio, può essere immaginato financo un'inseminazione degli extraterrestri, ma tutto questo non significa cambiamento della morale. Le espressioni più alte della morale sono ancora quelle tradizionali. Badate bene, intendo dire che le concezioni ormai acquisite come scontate, sono morali così umane che, se in tal modo fossero state concepite sin dall'origine, si direbbero morali concepite da uomini, più che per gli uomini. Pare che nella scuola della vita il potenziale di istruzione dell'uomo, in fatto di morale, non conduca oltre un'istruzione media, almeno a livello generale, non v'è possibilità di istruzione superiore. Claudio, anche recentissime organizzazioni a carattere mistico-filosofico, insegnano una morale, che nello spirito va poco oltre quello tradizionale. Ogni essere è concepito in chiave di avere degli attributi spirituali come il materialista ambisce beni materiali, avere un'evoluzione spirituale, che consenta un passo avanti nella gerarchia degli esseri. E per quanto concerne i rapporti con i propri simili, lavorare per la fratellanza degli uomini, per la loro spiritualizzazione. Tutte cose encomiabili, se non fossero concepite in chiave di guadagno personale nell'evoluzione spirituale. Come vi abbiamo detto, l'uomo difficilmente recepisce ciò che si allontana dal suo intimo essere, quando accetta una concezione, immediatamente cerca di adattarla a se stesso. Se abbraccia la causa del bene in senso morale, allora diventa un partigiano, fa del bene una parte contrapposta ad altre,
cerca di fare proseliti, combatte o comunque avversa chi non la pensa come lui. Questo impegno di se stessi è preferibile alla buglia, al non mi interessa, in ogni campo, ma è sicuro indice che non si è superata la dimensione umana. Kempis, per superarla è necessario porre attenzione ad una nuova concezione di se stessi e della realtà, ossia, ad una nuova morale, ammesso che il termine morale sia ancora abbastanza indicativo per significare il raggiungimento di una nuova natura. Se non si pone attenzione ad una verità, essa non entra mai a far parte dell'intimo essere. È ora il momento di sottrarsi all'imperiosa tendenza di concepire la realtà unicamente in chiave umana. La stessa scienza vostra, particolarmente la fisica per quanto attiene al mondo delle particelle subatomiche, avverte la necessità di superare certi postulati, certi schemi di pensiero, certi modelli ritenuti invalicabili. Questa necessità ha fatto affermare a qualcuno che non è possibile dare un senso alla realtà sulla base delle sole ricerche scientifiche. Quanto più ampiamente e dettagliatamente la si osserva, tanto più essa appare priva di significato. Lo spettacolo che si svolge dinanzi agli occhi dello scienziato acquista un senso per il solo spirito che lo osserva. La conclusione di questa affermazione è verissima. Tuttavia, ciò che sembra non avere senso ha proprio lo scopo di condurre a quella conclusione soggettiva, e se la conclusione appare troppo fideistica, aggiungo, prescindiamo pure da essa, ma allora, in termini razionali, non si può considerare privo di significato ciò che non si riesce a capire. Questo è presuntuoso, per non dire strumentale, al fine di ricondurre la scienza dalla parte del materialismo dopo che aveva dato evidenti segni di volersene staccare. Io vorrei chiarire bene che cosa intendo se si prendono 10 carte da gioco, di un seme qualsiasi e, dopo di averle ordinate dall'1 al 10, si mischiano e si scoprono, nessuno si aspetterà di trovarle ordinate nel modo iniziale. Se ancora si mischiano e di nuovo si scoprono, ben difficilmente saranno in uno dei due ordini precedenti. Questo fatto non autorizza ad affermare che, in natura, l'ordine tende a diventare disordine. Semmai si potrà dire, più genericamente, che uno stato tende a trasformarsi in uno stato diverso. L'ordine è la disposizione secondo un certo criterio, il criterio appartiene alla dimensione umana ed ha un suo innegabile valore, ma è un valore relativo, un valore che serve per capire solo fino ad un certo punto. Per andare oltre è necessario trovare altri termini di raffronto. Claudio, noi non vogliamo fare di voi degli esseri che non vivono secondo la loro realtà, che vivono in modo difforme dalla loro natura e dal loro sentire. Semplicemente vogliamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la dimensione umana, la condizione umana, non può essere assunta a chiave di lettura del cosmo intero. E, in termini di morale, che esistono altre morali ben più avanzate della vostra. Prendiamo in esame un precetto classico. Dice Matteo 6:24: quando tu fai l'elemosina, non farla strombazzando dinanzi a te nelle sinagoghe e per le strade, come fanno gli ipocriti per avere gloria agli occhi degli uomini. In verità ti dico che quella è la loro ricompensa. Tu invece, quando fai l'elemosina, ignori la tua sinistra ciò che fa la destra, affinché la tua elemosina resti nel segreto ed il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Si afferma cioè che lo scopo di fare l'elemosina non è quello di mettersi in evidenza agli occhi degli uomini, di avere una sorta di riconoscimento, di ricompensa umana, e questo è un primo ideale morale. Tuttavia il versetto promette un altro genere di ricompensa a quella spirituale. Perciò la questione è ancora nei termini do, ma ricevo. Un modo di purificare questo concetto, o il concetto in generale dell'aiutare, è quello di accettarlo prescindendo da ogni forma di ricompensa personale. L'aiutare per la solidarietà che gli uomini debbono avere fra di loro, a fondamento della quale sta, per chi non creda ad altro, la comune condizione umana. Invece l'uomo, per rendere meno rarefatto questo concetto, per farlo più a sé assimilabile, vi apporta dei correttivi come, per esempio, l'effettiva necessità d'aiuto da parte di chi si vuol beneficare, oppure la certezza che l'aiuto sarà efficace o comunque recepito. Ma il concetto, nella sua originaria purezza, significa aiutare anche quando si sa che l'aiuto non serve? A voi forse tutto questo può sembrare ridurre il precetto a semplice e freddo dovere proprio, può sembrare un togliere l'amore al prossimo dal concetto di aiutare, amore che è ispiratore di ogni forma di vero altruismo. Vi assicuro che non è così. In questa concezione dell'aiutare, l'amore assume forma impersonale, amore per il tutto, amore privo di passionalità, il concetto del vero amore.